base a nostre idee, ideologie o appunto quello che abbiamo in testa. E partirei appunto da alcuni dati osservativi, poi dopo li valutiamo insieme. E forse tutti avrete visto l'ultimo capitolo della saga di Star Wars, no, non tutti, comunque avete in mente un po' di cosa si sta parlando, una saga cinematografica molto fortunata. Ecco, un'intervista che è stata fatta ad Harrison Ford, che in persona Han Solo, uno dei protagonisti, dice a un certo punto in questa intervista: io sono molto felice che i miei fan vengano lì a chiedermi l'autografo, appunto di parlare con loro, così, dice, ma benedirli, questo mi sembra davvero troppo. Effettivamente molti fan andavano dal buon Harrison Ford a chiedere appunto di benedirli. E uno dice, ma scusa, un attore, perché chiedi la benedizione? Ecco, forse dobbiamo farci una domanda su questo. E partendo da questo dato, forse non ci stupiremo, andando a considerare che in America, in varie parti del mondo, si sta strutturando una nuova religione, lo jedismo. Allora, i protagonisti di Star Wars sono appunto i Jedi, che dominano la forza. Ecco, se fate un giro sul web trovate parecchie interviste a questi nuovi membri di questa appunto religione, i quali appunto hanno già formato una gerarchia, hanno una dottrina, la forza, hanno diversi livelli di appartenenza. E anche qui lasciamo questo dato, però sappiate che c'è anche questo. Poi noi abbiamo le pagine dei social, andiamo su Facebook e troviamo intere pagine dedicate a, non so, la Madonna di Medjugorje, piuttosto che questo, quel santo, vengono, come dire, mostrate delle immagini alle quali vengono attribuite delle frasi, vengono associate delle frasi, e c'è in qualche modo una religiosità nei social network che si esprime. Poi su questo dettaglieremo meglio. Poi non so se sapete che in America, ma anche in altre parti del mondo, c'è questa nuova religione, i pastafariani. Avete mai sentiti? No. Ecco, è molto divertente in quanto costoro affermano di essere stati creati da un dio che è un unicorno rosa, svolazzante, il quale chiede ai suoi devoti fedeli di andare in giro con uno scolapasta in testa. Cioè, questo dio non è molto pretenzioso, chiede soltanto che i suoi fedeli vadano in giro con questo scolapasta e che soprattutto si facciano fare le fotografie nei documenti ufficiali con lo scolapasta in testa. Sono state portate avanti delle battaglie legali da questi pastafariani, ci stanno provando anche in Russia. Credo che il buon Putin però non sia tanto d'accordo, vedremo insomma. E cos'altro? Abbiamo una pornostar come Valentina Nappi, che è, diciamo, emergente nel panorama del porno contemporaneo, che in un'intervista dice le seguenti parole, vi leggo perché è interessante. E dice: sono contenta se grazie a me gode un altro essere umano gratis. Purtroppo, non avendo il dono dell'ubiquità e avendo energie finite, non posso far godere in prima persona tutto il mondo, cosa che mi piacerebbe molto. Pertanto, il meglio che posso fare è far godere milioni di persone con i miei video. E se uno che davvero non se li può permettere, li scarica o li guarda in streaming, non lo condanno, quindi anche misericordiosa, diciamo. E magari vorrei rappresentare un modello che induca un paio di altre ragazze sparse nel mondo a pensare che darla via gratis, quanto più è possibile, è bene, mentre essere fighe di legno è una cosa schifosa. Anche quest'ultimo è un modo indiretto di far godere di più il mondo. Quindi, diciamo, il porno, uno dice, vabbè, il porno è una cosa che ha determinate caratteristiche. Beh, questa ragazza, che tra l'altro ha studiato filosofia, e quindi anche è una persona colta, dice, voglio far godere di più il mondo. C'è un aspetto missionario in questo, che non dobbiamo, diciamo, non considerare attentamente. Anche su questo poi dopo ci torneremo in sede di riflessioni. Poi cosa vediamo guardando un po' in giro per il nostro strano mondo? Piazze piene di gente che lottano, che scalpitano per i diritti degli omosessuali, o meno abbiamo avuto il Family Day, Gay Pride, abbiamo parecchie di queste cose. Poi accendiamo la TV, facciamo un giro sul web e vediamo diverse pubblicità che appunto sponsorizzano diversi prodotti come profumi, cose appunto estetiche di moda. E chiaramente associati a ragazze bellissime, queste ragazze sono spesso delle divinità antiche. L'ultimo profumo mi sembra si chiama Afrodite, qualcosa del genere. Cioè, un riferimento proprio alla mitologia che anche qui ci dovrebbe dare da pensare. Poi abbiamo migliaia di
di sette gruppi New Age, lo yoga, il tantrismo, cioè basta andare un po' in giro, tu vedi attaccato nei vari pali della luce, non so, chiama questo numero, il santone X vi mostrerà una nuova modalità per accedere al paradiso, cioè, diciamo, infatti io, scusate, piccola parentesi che non era prevista, ma quando sento studiosi che parlano in TV piuttosto che in università che dicono noi viviamo in una società secolarizzata, a me un attimo mi girano, scusate, perché dico, ma dov'è sta società secolarizzata? Cioè uno si alza al mattino e c'è religiosità dappertutto. Entri alla Rinascente, entri in un supermercato e i riferimenti con i quali i prodotti ci vengono proposti e venduti, altro che laicità, altro che secolarizzazione. Mi sembra che la religiosità sia veramente strutturante la nostra società. In questo senso io definisco la nostra società non solo come ipermediale, rifacendomi a diversi sociologi, ma anche iperreligiosa. Cioè c'è troppa religione forse, piuttosto che troppo poca, no? Bisogna capire che tipologia di religione però è come dire, in gioco. Ecco, poi abbiamo, non so se conoscete il fenomeno delle groupie, sapete cosa sono le groupie? Sono queste ragazze che hanno come, diciamo, fissa quella di andare ai concerti delle loro band preferite per avere poi rapporti sessuali con i membri di queste band, cioè aspirano proprio a quest'unione qua. Io non so che tipo di studi religiosi avete alle spalle, però le nozze sacre, la ierogamia, l'unione di una donna con un altro uomo, come dire, con una strutturazione profondamente religiosa, è qualcosa che nelle società antiche è assolutamente presente. Ecco, io faccio questo paragone qui, lo lascio lì alla vostra riflessione. Abbiamo lo stalking, come sapete, ma lo stalking alle star, cioè alle divi di Hollywood, così, è un fenomeno assolutamente diffuso, molto presente. Che cosa stanno cercando questi uomini che si fissano con queste donne e che le tormentano magari per anni? Poi abbiamo questo prete, non faccio il nome per non. Comunque, questo è un fatto di cronaca, potete trovarlo su internet, ha dato molto scalpore, insomma, questa cosa perché è un po' strana. Questo prete, durante la celebrazione della liturgia domenicale in Chiesa Cattolica, ha fatto un selfie. Ok, sapete bene cos'è un selfie, immagino, con tutti i fedeli, poi ha postato questa foto sulla sua pagina personale Facebook e ha scritto: "Vi ho taggato nel cuore di Dio". E tu dici: "Vabbè, meno male che ci ha taggato nel cuore di Dio". Okay, lasciamola lì. Abbiamo il fenomeno della comunicazione, adesso anche qui non faccio il nome di questa celeberrima compagnia telefonica italiana, che in occasione di San Valentino, che è stato appunto poche settimane fa, ha lanciato questa pubblicità dicendo: "Baciatevi e fatelo sapere a tutti", cioè fatevi un selfie e fatelo sapere a tutti. Che uno dice: "Ma scusa, ma perché devo fare sapere a tutto il mondo che mi sto baciando?" Tra l'altro è interessante perché non è che ti dice questa pubblicità: "Fai sapere a tutti che ti vuoi bene, che vuoi bene alla tua fidanzata", ma fai sapere a tutti che ti stai baciando, che cosa stai facendo, no? E anche qui poi dopo ne parleremo bene, però già c'è come dire, un elemento interessante, no? Il fatto che ti devi vetrinizzare, ti devi mostrare, devi fare sapere a tutti che cosa stai facendo, anche le cose più intime. Cioè, fai sapere a tutti che ti stai baciando. Vabbè. Stessa compagnia telefonica, tra l'altro, che ha portato avanti appunto questa campagna pubblicitaria dicendo: "Tutto gira intorno a te, tutto gira intorno a te". Qualcuno ha già capito di chi sto parlando. Tra l'altro, il "tutto gira intorno a te" è proprio l'esperienza del bambino. Perché è proprio il bambino che dice: "Questo è mio, questo è il mio mondo", pensa di essere al centro del mondo. Quindi è anche interessante come una pubblicità di questo tipo va a solleticare quell'aspetto più infantile della nostra esperienza. Perché l'adulto, ma direi che già a 12-13 anni comincia a capirlo, che non tutto gira intorno a te, anzi, no, l'esperienza dell'uomo adulto è proprio la rottura di quell'illusione di essere il centro dell'universo, anche se alcuni poi non ci arrivano mai neanche 80 anni, però è auspicabile che in qualche modo a un certo punto succeda. Poi non so se voi avete fatto caso, quando si va al supermercato, solitamente c'è tutta la bacheca, quella dedicata ai giornali, alle riviste, e imperversano riviste Astra, l'oroscopo, eccetera, no? Poi diciamo, beh, l'illuminismo ha fatto piazza pulita delle superstizioni, dell'idea che l'uomo possa leggere in qualche modo da qualche parte nelle stelle il destino, eccetera. Beh, non sono soltanto persone ignoranti o poco colte che comprano queste riviste, ma c'è una bellissima fetta di mercato, proprio se andiamo a fare delle ricerche.
Poi abbiamo fiumi di inchiostro gettati via per raccontare gli amori di Belen, piuttosto che di altre star di questo tipo, ma uno dice, ma scusa, un attimo. E un'ultima cosa che mi viene in mente adesso, che non ho previsto, però questa cosa mi ha fatto indignare molto qualche anno fa, giusto per capire un attimo appunto in che contesto ci troviamo. Qualche anno fa ricordo che c'era stato un terremoto in Cile che aveva sterminato tantissime persone e io al mattino andando al lavoro di solito guardo con lo smartphone le notizie così. Ecco, la prima notizia era il profondo cordoglio di Miley Cyrus, Anna Montana, che è una star di Hollywood, e che appunto tristissima perché era morto il suo cagnolino Lilly. E quindi lutto, dolore, tristezza. Poi in seconda notizia, terza notizia... migliaia di morti in Cile. Allora io, senza voler fare il moralista, quello che dice, cioè, che società è una società che ritiene più interessante comunicare come prima notizia che il lutto di questa adolescente piuttosto che una tragedia di dimensioni piuttosto cosmiche, diciamo così. Lasciamola lì. Su Facebook c'è tra l'altro quest'altro... Quante cose sta lasciando? Le sto lasciando. Adesso partiamo con la parte più teorica. Le ultime due cose che volevo dire è c'è questo gruppo pubblico, lo sbattezzo si chiama, su Facebook, non so se avete mai visto, persone che comunicano la loro esperienza dicendo appunto io mi sono sbattezzato, sono andato in parrocchia, ho chiesto questa cosa qua, potete farlo anche voi, vabbè, lasciamo lì. Ultimissima cosa che voglio dirvi, il 19 settembre del 2014 parecchie persone hanno finalmente, come dire, realizzato il loro desiderio, si sono accampate per 9 giorni di fronte all'Apple Center, ok, per essere i primi ad acquistare l'iPhone 6, il nuovo modello di iPhone. Anche quello uno dice, ma scusa, ma una persona adulta, tendenzialmente normale, 9 giorni accampato, senza lavarsi, sporco, con le intemperie, cioè che cosa spinge un uomo, quale desiderio, quale bisogno muove una persona che è disposta a stare 9 giorni accampata per essere il primo a toccare, a fare esperienza, a possedere o forse a farsi possedere da quell'oggetto? Lasciamo qui. Allora, adesso, dette tutte queste cose che ho lanciato lì in maniera un po' disordinata, scusate, ma era solo per fare un attimo un affresco, diciamo, per capire di che cosa stiamo parlando, io direi che noi rischiamo di non capire niente. Cioè, rischiamo di stare di fronte a questi dati e accoglierli se siamo ben disposti rispetto a questa modernità liquida che ci ha, come dire, invaso, oppure di condannarli ricordando i vecchi tempi in cui appunto tutto andava meglio, tutto era perfetto e appunto la moralità non era stata distrutta da queste cose qua. È un atteggiamento che possiamo assumere, però che mi sembra poco interessante. Cioè, forse dobbiamo farci una domanda, e questa è la domanda che io vi lancio e sulla quale io desidero lavorare adesso con voi. E cioè, qual è il modo d'essere specifico e strutturante di quel soggetto, noi, in grado di bivaccare 9 giorni di fronte a un Apple Center per ottenere, appunto, per primo l'iPhone 6? Ecco. E adesso cerchiamo di capirlo un attimo insieme. Io vorrei leggere brevemente un brano di Ernst Cassirer, questo filosofo tedesco che è molto, molto importante per gli studi di antropologia filosofica, il quale, diciamo, in questo testo importantissimo per gli studi di antropologia simbolica, che sono quelli di cui mi sono occupato, cerca di strutturare... Questo è il testo che vedete qui, è un'introduzione all'antropologia simbolica. Ecco, ha cercato di strutturare un discorso nel quale cerca di evidenziare qual è lo specifico dell'uomo rispetto ai viventi, quindi agli animali, diciamo così. Leggo il testo, vi prego di prestare attenzione perché è molto, molto importante. E dice: il mondo umano non costituisce un'eccezione, è retto dalle stesse leggi biologiche in atto in tutti gli altri organismi. Eppure, nel mondo umano troviamo anche qualcosa di caratteristico. L'uomo ha scoperto un modo nuovo di adattarsi all'ambiente. Inserito tra il sistema ricettivo e quello reattivo, quindi lo stimolo-risposta dell'animale, ritrovabili in tutte le specie animali, nell'uomo vi è un terzo sistema che si può chiamare sistema simbolico, l'apparizione del quale trasforma tutta la sua situazione esistenziale. Si rivela così che l'uomo non soltanto vive in una realtà più vasta di quella appunto degli animali, ma anche, per così dire, in una nuova dimensione della realtà.
esiste una evidente differenza tra le reazioni organiche e le risposte umane. Quindi l'animale reagisce di fronte alla bistecca, se ha fame non è che pensa, ah magari la mangio più tardi, la condivido. No, la mangia, punto. No? L'uomo no, perché l'uomo di fronte alla bistecca può dire, ok, la mangio, ok. Oppure magari ha una vena artistica, la dipinge. Oppure pensa, no, ho mangiato abbastanza, la condivido con i miei fratelli. Capite la differenza tra reazione e risposta? L'animale reagisce, non sta lì a pensare, non c'è uno spazio di manovra tale per cui dice, ok, aspetta, no? Non c'è l'arresto, non c'è il differimento tra il dato e la risposta. L'uomo si caratterizza, da questo punto di vista qui, esattamente per questo differimento, per questo aspetta, guardiamo, capiamo, riflettere, infatti, etimologicamente non significa innanzitutto mi metto a pensare a, ma è un, come dire, un rifletto, non è che fletto, no? L'animale flette, cioè direttamente si relaziona con il dato, l'uomo riflette, spazio di distanziamento, ok? E dice, continuo, nel primo caso, cioè nel caso dell'animale, della reazione, lo stimolo esterno provoca una risposta diretta e immediata, la bistecca, no? Nel secondo caso la risposta è differita, è ritardata e arrestata in seguito a un lungo e complesso processo mentale. L'uomo non vive più in un universo soltanto fisico, ma in un universo simbolico. Il linguaggio, il mito, l'arte e la religione fanno parte di questo universo. Sono i fili che costituiscono il tessuto simbolico, la aggrovigliata trama dell'umana esperienza. Ora, è complesso come discorso, me ne rendo conto, cerco di cavarne un attimo un succo, diciamo così. Ecco, l'uomo, al contrario dell'animale, è capace di non ridurre l'altro a semplice preda, cioè un oggetto funzionale al soddisfacimento di un bisogno. Ciò che caratterizza, che determina la vita dell'animale, è un istintivo relazionarsi con le cose in quanto soddisfano dei bisogni primari, il cibo, l'acqua e così via. Vi faccio un esempio magari che può sembrare stupido, ma è per far capire qual è la diversa qualità di esperienza che noi abbiamo rispetto alla realtà. Un albero, realtà semplicissima, com'è che viene percepito dall'animale? Ad esempio come quella parte della nicchia ecologica del sistema mondo-ambiente nel quale può nidificare oppure trovare rifugio. L'uomo di fronte all'albero che cosa fa? Non c'è una risposta unica, perché l'uomo di fronte all'albero può ricordare il pino natalizio di quando era bambino, quindi c'è un rapporto con la storia, con la memoria, con l'immaginazione, con l'affettività. L'albero lo può utilizzare per farci la casa sull'albero, il bambino, no? Diventa un mondo pieno di rimandi simbolici, eccetera. Ma per chi ha un po' di, come dire, di nozioni di storia delle religioni, l'albero cosmico diventa l'asse del mondo, il centro del mondo che struttura proprio l'universo. Pensiamo all'Yggdrasil della mitologia nordica piuttosto che altro, no? Quindi l'albero che cosa diventa? Oppure l'albero della scienza, l'albero della conoscenza. Noi di fronte all'albero non abbiamo una risposta. Che cos'è l'albero per l'uomo? Qualcuno di voi ha una risposta. Che cos'è l'acqua per l'uomo? L'acqua viva, no, pensate appunto al discorso di Gesù con la Samaritana, cioè qualsiasi elemento della realtà, anche una cosa banale come un cellulare, ok? Non è, come dire, qualcosa di univocamente posto. Noi non lo subiamo passivamente, ma la nostra lettura è inventiva e creativa. Ecco, allora una definizione forse di uomo, che però fugge sempre a ogni provvisoria definizione, perché definire l'uomo può diventare pericoloso, perché allora alcuni sono uomini, altri no, beh, questo è un altro discorso, ma forse una provvisoria definizione sarebbe questa, che riprendo dal filosofo Silvano Petrosino, che è tra l'altro stato anche vostro ospite in una edizione precedente, che dice l'uomo è quella creatura in grado di fare esperienza dell'altro in quanto altro, cioè di non riducibile immediatamente a oggetto funzionale al suo soddisfacimento, ok? Quando invece l'animale non fa esperienza dell'altro, perché l'istinto è come un tom-tom, come un navigatore, diciamo così, che gli dice tra 300 metri svoltare a destra. Cioè, noi non ce l'abbiamo una roba del genere, quando noi facciamo esperienza non ce l'abbiamo un navigatore. E questo da una parte è affascinante, perché il rischio della vita è questo, grazie a Dio che non abbiamo una strada tracciata. Dall'altra parte però, un grande come Dostoevskij, cos'è che diceva? Diceva, l'uomo non aspetta altro che trovare qualcuno
a cui rimettere il dono della libertà con cui nasce questa infelice creatura. E certo, perché la libertà ci fa paura, tanto esistenzialismo del Novecento ha costruito la propria argomentazione, diciamo, rispetto alla vita dell'uomo, come la libertà è questo essere gettati. E che cavolo, è un problema, perché sei libero, ma libero di aderire a un bene? No, libero di vagare in un universo nel quale non si capisce bene a cosa dovremmo aderire. Ecco, quindi, diciamo, essere uomini è un mestiere difficile perché appunto dobbiamo continuamente bilanciarci tra questa libertà di adesione, la paura di essere liberi e quindi la tentazione continua di rimettere a qualcuno la nostra libertà. Certo, se qualcuno ci dice tra 300 metri svoltare a destra, è più facile, però forse abbioriamo il nostro essere uomini. Ecco, un ultimo aspetto con cui cerchiamo di distinguere l'esperienza dell'animale rispetto a quella umana, ed entriamo così nel vivo di che cosa dal mio punto di vista significa che l'uomo è religioso, è questo, cioè che l'animale è inquietato da molti bisogni, ok? Trova dentro di sé continuamente un'assenza che può essere continuamente riempita, perché se lo stimolo della fame indica l'assenza del cibo che però può colmare quel buco. Ecco, il problema dell'uomo, il problema grosso dell'uomo è che a un certo punto, soddisfatti tutti i bisogni, egli trova dentro di sé, ma non è che uno deve tanto riflettere, c'è un'esperienza penso che non devo insegnare a nessuno, trova dentro di sé qualcosa di non riducibile al bisogno. E che la riflessione filosofica, teologica anche, ha definito il desiderio. Cioè il desiderio che cosa sarebbe? Una mancanza irriducibile a un'assenza. Tu desideri qualcosa, senti che ti manca qualcosa e ti dicono: ma cos'è che ti manca? Tu dici: ah, forse mi manca la Ferrari. Poi ci pensi bene e dici: però non è quello. Cioè, forse mi manca un lavoro più prestigioso, oppure una villa con piscina, sauna, terme e così via, sarebbe bello ovviamente, ma ci pensi e bene dici, però non è neanche questo. Cioè il desiderio nell'uomo introduce una dimensione fondamentale di non sapere cosa desideri, non lo so. E quando uno dice, ma io lo so cosa desidero, la felicità, e cioè, cosa desideri? Dio, e cioè, cos'è che desideri? Noi non lo sappiamo. Io credo che in questo senso dobbiamo essere per sempre grati a un filosofo come Socrate, che spesso viene banalizzato come cartesiano, cogito ergo sum, so di non sapere, ma cos'è che ci ha detto Socrate? Una cosa pazzesca, cioè che il nostro esistere, il nostro vivere, il nostro esperire gira intorno a un non sapere originario e strutturante. E qui noi denunciamo assolutamente l'illusione illuministica della chiarezza e distinzione e dello scientismo contemporaneo, per cui ci viene detto sì, per adesso non sappiamo, soffriamo, non abbiamo risposta alle domande della vita perché c'è la morte, c'è la sofferenza, ma domani sapremo, no? Quindi c'è l'idea che questo non sapere che ci struttura è soltanto qualcosa di provvisorio. Quando la scienza avrà fatto certi passi, allora stai tranquillo che quella strana mancanza che ti senti dentro passerà, ok? Questo non deve essere sottovalutato perché molti dicono così, dicono, quel desiderio che ti trovi dentro in realtà è soltanto un'ignoranza rispetto a ciò che ti corrisponde. Ecco, questo non posso addentrarmi, ma la psicanalisi lo ha chiarito benissimo, cioè il soggetto, da Freud a Lacan, è bucato. Cosa vuol dire? Che è come se avessimo un buco che non può essere tappato. Tu provi a tapparlo e poi pum, salta fuori tutto. Ok? Sarebbe questo il desiderio. Gaber diceva il desiderio è la cosa più importante, l'emozione del presente. Non so se vi ricordate questa canzone. E uno scrittore come Milos, che ha scritto il Miguel Magnara, un testo bellissimo che consiglio a tutti, dice a un certo punto, bellissimo, dice, ah, come colmarlo questo abisso della vita? Che fare? Perché il desiderio è sempre lì. Più folle che mai, più forte che mai, è il desiderio di abbracciare le infinite possibilità. Cioè, se noi guardiamo la poesia, la letteratura, la teologia, la filosofia, noi troviamo continuamente testimonianza dell'irriducibilità di questa dimensione spirituale, religiosa, chiamiamola come vogliamo, dell'uomo rispetto a una moltitudine di bisogni. E vi voglio, se non sono stato chiaro con quello che vi ho detto adesso, vi voglio raccontare brevemente un racconto di Kafka, ultimamente mi sono messo a rileggerlo, che si chiama Il digiunatore, che forse ci fa capire meglio di come riesco a spiegarvi teoricamente che cosa vuol dire che l'uomo ha questo buco. E questa è una storia molto semplice, drammatica, anzi tragica direi, in cui c'è questo circo, nel
nel quale c'è questa attrazione, un uomo che digiuna, chiuso in una gabbia, per giorni, settimane e mesi le persone vanno a vederlo, molti spettatori, vedere quest'uomo che, diciamo, progressivamente va a rinsecchirsi, a diventare quasi uno scheletro. E lui ci gode proprio, questo lavoro lo prende tantissimo. Poi a un certo punto, col passare del tempo, questa attrazione qui passa, per cui gli spettatori vanno a vedere la tigre piuttosto che la donna con due teste, robe strane così, passa di moda. E lo licenziano, però lui rimane lì. E passano i mesi, gli inservienti vanno per pulire la sua gabbia, perché vabbè, se ne sarà andato. Quando tra la paglia, le sporcizie, così, questa è proprio l'ultima pagina veramente densa, vedono questo scheletrino, quest'uomo ancora vivo, con un filo di voce, un filo di respiro, e dicono, ma sei impazzito, sei rimasto qui? Dice, certo sono rimasto, ma potevi andartene, non hai più guadagnato, non... cioè, hai buttato la tua vita, stai per morire. E lui dice, certo, ma voi non avete capito niente, nessuno ha capito niente. Cioè, ma perché, cos'è? Voi non avete capito perché digiunavo. E perché digiunavi? E qui... il genio di Kafka dice, io digiunavo perché non ho trovato un cibo che potesse soddisfare la mia fame. Se lo avessi trovato, mi sarei ingozzato, come fate tutti. Ecco, ve la lascio lì, perché forse più di tantissime riflessioni teoriche ci fa capire quanto, chiaramente col linguaggio del paradosso, però probabilmente, insomma... ognuno di noi forse trova qualcosa della sua esperienza in questo discorso. È vera questa cosa qua, cioè noi non sappiamo niente, non capiamo, costruiamo palazzi, andiamo nello spazio, facciamo i soldi, diventiamo persone importanti e poi ci guardiamo intorno, abbiamo nostra moglie, nostro marito, non li capiamo, la sofferenza di nostro figlio, cioè c'è un aspetto di non sapere per cui tu ti puoi inorgoglire quanto vuoi, però rimane questa inquietudine. Questa inquietudine fondamentale del cuore umano. Ecco, adesso prima di andare avanti vorrei leggervi un ultimo pezzettino, stavolta non di Cassirer ma di Petrosino, sempre appunto, che dettaglia un po' meglio appunto di come ho fatto adesso, che cosa vuol dire che l'uomo fa esperienza e che l'uomo è aperto all'altro, ad altro da sé. E dice Petrosino, nella scena umana, che è un testo importante, l'apertura senza fine alla quale il soggetto umano si trova sollecitato dalla sua propria esperienza è pertanto la stessa apertura attraverso la quale egli accede a un ordine simbolico, la cui trama, attenzione, sempre si intreccia con fantasmi, allucinazioni, sogni, illusioni e paure. All'interno della propria esperienza il soggetto risponde sempre secondo una misura che, non appartenendo più solo all'appetito, l'animale di cui dicevamo, e al processo di identificazione che mette in atto, è anche quella dei propri sogni, dei propri fantasmi, paure e illusioni. L'uomo è l'aperto, egli è esposto a un'alterità inassumibile, inquietudine originaria della condizione umana. Egli è l'andante, il sempre uscente, l'uomo è retta. Allora, cosa dobbiamo trattenere qui? Che quella stessa apertura, quello stesso non avere un navigatore che ci dice svoltare a destra, svoltare a sinistra, attraverso il quale noi ci giochiamo la nostra partita con il desiderio, per cui non sappiamo ma ci lanciamo all'avventura della scoperta e della ricerca, quella stessa apertura, cioè quando tu apri, entra di tutto, illusioni, paure, inganni, fantasmi, illusioni, idoli, no? Ci convinciamo di cose che non stanno né in cielo né in terra. Io sarò felice soltanto quando, ma chi te l'ha detto? Boh, non lo sappiamo. Ecco, in questo senso io identifico la religiosità non tanto con una scelta, quindi uno va in chiesa, uno è buddista, l'altro è cristiano e così via. Non è innanzitutto una scelta la religiosità, ma nel momento stesso in cui noi rispondiamo, siamo aperti, siamo in rapporto all'altro in quanto altro, noi identifichiamo, io e altri autori che appunto sono considerati in questo testo, la religiosità è esattamente come quello spazio di risposta non univoca e non istintiva. In questo senso, mi spiace, siamo tutti religiosi. Siamo tutti religiosi in questo senso. Chiaro, poi la religiosità si determina nel modo con cui io rispondo, tu rispondi, ma questo poi è come dire le configurazioni storiche determinate, ecco. Scusate se lancio la cosa su di me, ma anche il mio parlare adesso è religioso, perché io non sto soddisfacendo un bisogno, io non ho bisogno di star qui alle 10:15 del mattino a parlarvi di queste cose, non è che mi mangio la bistecca, ok? Quindi in questo senso adesso io sto giocando una partita col desiderio, positiva, perché se sono qui vuol dire che ritengo importante questo,
ma quella stessa apertura che mi fa religioso in questo momento è la stessa con la quale posso vivere la mia esperienza tra inganni, sogni e illusioni. Perché? Dico, guardate, mi stanno riprendendo, adesso mi divento famoso, mi visualizzano su YouTube e magari poi mi chiamano in qualche trasmissione, oppure magari tra il pubblico c'è qualcuno che voglio colpire, allora sono lì che dico, cavolo, speriamo che mi guardi, che consideri importante quello che fa. Capite cosa sto dicendo? Cioè che il desiderio che ci struttura, il religioso che ci struttura, è quella stessa apertura attraverso la quale noi rispondiamo in maniera costruttiva o attraverso la quale ci illudiamo. Allora io direi che il rischio del religioso è questo, è gravissimo, è grandissimo, ed è che il rischio dell'uomo in quanto tale è il rischio di passare la nostra vita tra idoli, fantasmi e illusioni. Cioè, se uno ci pensa questo, dice, cavolo, che rischio che sto correndo, no? Ma l'unico modo per non correre questo rischio è quello di farci dare un navigatore esterno. E allora qualcun altro ci dice che cosa dobbiamo fare. Quindi è un bel rischio da correre, direi, no? Ecco, non so se in qualche modo vi ha aiutato a entrare un po' di più in quella che dal punto di vista dell'antropologia simbolica o religiosa è la considerazione dello specifico dell'uomo. E io adesso entro nella terza e ultima parte, diciamo, del mio intervento, poi se avete domande sono ben contento. A quei dati, a quelle pratiche che innervano e strutturano la società contemporanea. E io adesso, in maniera piuttosto frammentaria, vi lancerò un po' di input in cui cercherò di leggere alcune pratiche proprie della nostra società contemporanea ipermediale e iperreligiosa, su cui poi magari potremo discutere di più. Ad esempio, prendiamo la pratica dei selfie, ok? Sapete tutti cos'è un selfie? Sì, ok, perfetto. Allora, uno potrebbe dire, in maniera forse un po' ingenua, beh, il selfie è la moda del momento. Uno si fa il selfie perché vuole, come dire, immortalare un momento importante della sua vita. C'è questo sociologo, Vannico De Luppi, che ha scritto ultimamente un testo molto interessante che proprio sul selfie, che dice, che cosa fa l'uomo attraverso il selfie? Si vetrinizza in qualche modo, cioè si mette in scena, ok? E io, riflettendo su questa cosa qua, dico qualcosa in più, cioè forse l'uomo attraverso il selfie cerca di accedere, cerca non soltanto di esistere come vivente, perché non ha bisogno di farsi il selfie, ma di consistere come uomo, ok? Perché la foto, se uno studia un po' la storia della fotografia, in qualche modo la fotografia prolunga quel processo che era iniziato tempo prima con la dimensione del monumento, no? Il monumento a cosa serve? A far memoria, a ricordare qualcosa o qualcuno. Ecco, io credo che attraverso la fotografia è esattamente questo che si prolunga, c'è un tentativo di far stare, di eternizzare, di memorizzare, di far consistere l'effimero, perché noi cambiamo, quel momento lì c'è soltanto in quel momento lì, appunto, poi dopo va via, no? E allora forse nel selfie, certo è una lettura che lascia la vostra libertà, non è che dico è così evidentemente, no? Forse nel selfie si gioca a un livello inconscio e profondo un movimento di rifiuto e insubordinazione al divenire che ci distrugge e ci conduce inesorabilmente alla morte. Forse noi cerchiamo di eternizzarci, cioè di rendere qualcosa, chiaro che poi dopo lo carichiamo su Facebook, su Instagram, quindi avalliamo ancora di più questo nostro desiderio di stare, guardatemi, ci sono, eccomi. Ecco, abbiamo monumentalizzato, in qualche modo abbiamo democratizzato la monumentalità, perché è chiaro che non è che andiamo in giro e troviamo il monumento dedicato a Alessandro Manzoni piuttosto che a Leonardo, però la gente comune non ha un suo monumento, ecco. Questa la lascio lì così. Un discorso molto, diciamo, interessante è anche la questione di Facebook, no? Perché noi che cosa facciamo con Facebook, oltre che andare a cercare una ragazza, magari single, no? Ci sono molti che utilizzano Facebook e i social network per trovare la fidanzata, vabbè, questa è una delle pratiche possibili, ma cosa facciamo? Ci mettiamo in scena, raccontiamo una storia, cerchiamo di autonarrarci, cioè di metterci in scena e raccontare noi stessi, costruendo un'immagine di noi. Anche qui si gioca quel differimento, quella risposta di cui abbiamo visto prima con Cassirer, no? Gli animali, dico una banalità evidentemente, ma l'animale non ha bisogno di narrare la propria esperienza. Allora, io credo che questo elemento di autonarrazione, di costruzione di una propria storia,
Io non so se ha una dimensione religiosa, però sicuramente ci dà da pensare, no? Anzi, io ritengo che si potrebbe aprire una nuova branca della psicologia o della psichiatria, perché se noi guardiamo certi profili Facebook, noi troviamo delle vere e proprie patologie, perché, scusate, una persona che posta soltanto le immagini della Madonna di Medjugorje e dice la luce mi ha illuminato, eccetera, ci dice qualcosa. Una ragazza che si fa 360.000 foto da angolazioni diverse, che cosa sta comunicando? Un'insicurezza, un dire guardatemi, ci sono, esisto, sono bella, guardatemi, ok? Oppure uno che... cioè, noi vediamo le fisse della gente e potremmo fare una specie di psicoanalisi del social network, in un certo senso. Magari qualcuno prima o poi prenderà sul serio questa cosa. Ecco, un'altra cosa interessante, il culturismo. Vabbè, sapete cos'è il culturismo, insomma, queste persone vanno in palestra a pompare i muscoli, a diventare dei palloncini enormi, giganteschi, così, oppure pensiamo al wrestling, eccetera. C'è una dimensione religiosa nella costruzione del proprio corpo? Certo, certo che c'è. Se qualcuno di voi è stato in India, probabilmente avrà visto una cosa strana. Allora, in certi momenti dell'anno alcune donne portano in giro il lingam, che è questo fallo gigante, questo pene gigantesco, che sarebbe uno degli attributi di Shiva, della dea Shiva, un modo con cui la dea si manifesta, no? E se guardiamo la storia delle religioni troviamo spessissimo, a parte simboli fallici, ma proprio la dimensione dell'erezione, dell'ergersi, del consistere in qualche modo come un attributo del sacro, cioè della divinità, che tra l'altro è anche, diciamo, lo stesso discorso dell'idolo, perché cos'è che chiede il popolo ad Aronne quando Mosè scompare nella nube di fumo parlando con Dio? Facci un Dio che cammini alla nostra destra, perché a quel Mosè, l'uomo che ci ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, non sappiamo cosa sia accaduto. Facci un Dio, costruisci, c'è la dimensione dell'erigere, la Torre di Babele, vabbè, qua potremmo parlare per ora di questo, il costruirsi, cioè l'erigersi, che tra l'altro è una cosa che fanno i bambini, quando fanno guarda che muscoli che c'ho, no? Oppure che si gonfia nel petto, è una dimensione tipica del bambino, ma che poi nell'adulto certo cambia, si spera, perché cioè, un quarantenne che va in giro con i muscoli così, cioè magari ha qualche... perché è problema, perché se tu consisti perché ti erigi, c'è un problema. Tra l'altro, scusate, ricordo una volta il professor Petrosino ha detto questa battuta che io riporto, che dice che a furia di essere fallocentrici si diventa fallocefali. Quindi è interessante, perché se tu punti tutto su quello poi diventi fallocefalo. Non la traduco in maniera un po' più volgare, perché ci siamo capiti. Ecco, anche questo, cioè c'è una dimensione religiosa, non è che questi vanno in palestra soltanto per diventare più forti, forse c'è una dimensione di autocostruzione di te, di autopoiesi in qualche modo, di antropopoiesi fatta da sé, diciamo self-made. Ecco, ora un altro, diciamo brevemente, aspetto della religiosità contemporanea che volevo discutere con voi è relativo al cinema. Cioè al mondo del cinema, su cui si potrebbe dire tantissimo, però dico proprio qualche input, qualche spunto, poi magari approfondiamo. Ecco, non so se sapete che ultimamente spopolano tantissimo tra giovani e meno giovani i film della Marvel. Gli Avengers, Iron Man, Thor, gli X-Men, piuttosto i supereroi, ok? Ma anche una serie di film come Percy Jackson, L'idea dell'Olimpo, Thor, Troy, quindi Achille, la guerra di Troia e così via. Cioè noi troviamo un innesto, diciamo, del mito antico, di temi narrativi classici di spessore, all'interno, diciamo, del circo mediatico, no? Perché vendono benissimo, perché è chiaro che se tu racconti la storia di una certa divinità in un certo modo, vendi, è chiaro, perché c'è un nucleo mitematico bello denso, fondamentale, no? Ora, io insegno religione in una scuola media, e la cosa interessante è che quando devo introdurre una religione, quella ad esempio, non so, la religione del politeismo germanico, dico ragazzi, sapete chi è Thor? Tutti alzano la mano, certo, è uno degli Avengers, cioè è uno degli eroi protagonisti di questa saga cinematografica. Allora, questo è interessante, perché ci fa capire come, come dire, figure antiche, mitologiche, che hanno un certo spessore, hanno il sembiante fisico degli attori di Hollywood. E questo è un primo dato sociologico che dobbiamo considerare. Un altro dato che però mi sembra interessante è, vi pongo come domanda, cioè quanto di quel nucleo profondo, essenziale, del mitico religioso in queste produzioni contemporanee
si perde e quanto invece viene, come dire, consegnato, no? Perché a me onestamente non interessa che un ragazzino conosca Thor dal libro di religione piuttosto che dai miti che gli racconta la nonna oppure dal film, a me interessa che gli passi il contenuto, cioè la profondità, la drammaticità, la tragicità di quel dio lì e di quali sono le sue caratteristiche, i suoi attributi e così via, no? Quindi non è un problema moralistico, il problema è cosa passa. Ecco, su questo vi faccio solo due esempi: c'è questa saga cinematografica Twilight, che è questo triangolo amoroso veramente straziante, inguardabile, tra questo lupo, Jacob Black, il vampiro e la donna umana, c'è questo triangolo amoroso, ok? Questo lupo è questo ragazzo dagli addominali super scolpiti che ha fatto la gioia di innumerevoli adolescenti e non solo, il quale si trasforma è un metamorfo, può trasformarsi da lupo a uomo quando vuole, ok? Non devo dirvi quanto questo, diciamo, affondi le sue radici nella mitologia classica, la polimorfia di Zeus, di Loki, Odino, Proteo, cioè abbiamo tantissime figure che hanno questa possibilità qua. Peccato che nella mitologia il passaggio dall'umano al divino, cioè come dire, il restare nel confine, nel limite tra un ordine di esistenza e l'altro, è pericoloso, ci puoi rimettere la pelle, cioè non è una passeggiata nei boschi, no? Quando ti trasformi in un'altra cosa. Ecco, in questo film qui il ragazzo quando si trasforma in lupo e poi torna umano, rimane in mutande e in questo modo è un espediente perfetto per mostrare l'addominale scolpito, cosa che appunto fa la gioia della. A me colpisce questo perché che cos'è che perdiamo in questa pratica qui? Perdiamo esattamente quella dimensione di drammaticità, come dire, di pericolo che struttura il discorso mitico, perché il mito non è una favoletta. Il mito è l'uomo che si mette in rapporto con le dimensioni più importanti dell'esistenza, la vita, la morte, la perdita, perché siamo Orfeo e Eurydice, piuttosto che, insomma, ai miti antichi. E in questo senso però. Dall'altra parte, volevo farvi come dire, un corrispettivo positivo, che sarebbe X-Men. Ecco, c'è Wolverine, sapete chi è Wolverine? È questo specie di uomo bestia, il quale ha questo scheletro di adamantio e può tirare fuori gli artigli per, diciamo, sconfiggere i nemici. Ecco, c'è una scena del film, il primo è uscito nel 2000, diretto da Bryan Singer, che è un grande regista, il quale, appunto, discutendo con una raga, un'altra mutante, perché lui è un mutante, lei gli chiede: ma ti fa male quando ti trasformi, quando tiri fuori le unghie, gli artigli? E sapete cosa risponde lui? Tutte le volte, tutte le volte. Ecco, negli X-Men, adesso non sto a dettagliare altri personaggi, protagonisti, perché staremo qua delle ore, poi magari non vi interessa neanche, però. Questa dimensione, diciamo, di drammaticità, che se tu fai una cosa ci sono delle conseguenze da pagare poi, no? Che la vita la paghi cara, che se ti trasformi, cioè il cambiamento implica una sofferenza, questo è conservato, ok? Quindi, appunto, questo aspetto qua. Un altro, vabbè, poi potremmo parlare, non so, di Iron Man piuttosto che di Capitan America, ci sono tantissimi film in cui appunto questo è. Ecco, un'altra cosa, la butto lì dalla mia esperienza, io al mattino quando arrivo a scuola c'è un po' di ragazzi con cui siamo diventati più amici, i quali mi chiedono: ah, prof, l'hai vista l'ultima puntata di The Walking Dead oppure del Trono di Spade, che sono delle serie TV che vanno tantissimo? E quando mi raccontano che cosa hanno scoperto guardando appunto quelle puntate lì, sono contentissimi, hanno questi occhi qua che ti fanno capire che c'è un'immedesimazione affettiva, che loro misurano la loro esperienza, la loro identità, il loro crescere attraverso quelle cose lì. E uno potrebbe dire, scandalizzandosi, beh, se il prof di religione dovrebbero venire a raccontarti: ah, prof, la lettura dell'Antico Testamento di ieri mi ha solleticato le corde spirituali. No, non succede, per fortuna, forse anche, dico io. Dobbiamo fare i conti con questo, cioè che i ragazzi oggi si identificano affettivamente non più con appunto il santo di turno, ma con questi personaggi che gli trasmettono dei modelli, dei valori. E io che sono un po' fissato con queste serie TV che le guardo personalmente, vi dico che non è tutta spazzatura, assolutamente, ci sono tante cose che passano e di molto positive. Ok, un'ultima cosa, poi passiamo alla pornografia brevemente, perché sarebbe lunga la risposta. Abbiamo ancora un po' di tempo. 10 minuti, la faccio breve. Un'altra esperienza che io ho vissuto personalmente sulla mia pelle è quella della religiosità nei videogiochi, nei videogame. Uno dice: ma cosa c'entra? Il videogioco è un momento di svago, così. Ebbene, perché è cresciuto, che ha la mia età più o meno, si ricorda delle battaglie incredibili fatte con i genitori,
Ma dicevi, no, dai, ancora 5 minuti che devo salvare la partita. Fa, no, devi fare i compiti, sbrigati, non puoi. E andavamo avanti così. Intere generazioni di ragazzi capre nello studio, ma che se tu gli chiedi di dirti esattamente la struttura di quel personaggio, di quel videogioco, di quella roba lì, ti dice tutto. Allora, anche qui abbiamo due possibilità. O ci scandalizziamo, diciamo, guarda questa gioventù bruciata che perde il suo tempo buttandolo nel gabinetto, guardando, giocando con videogiochi invece di studiare la terza declinazione di greco. Però anche qui dobbiamo chiederci qual è il modo d'essere di quel soggetto, ok? Che non ascolta il genitore, dice vabbè chi se ne frega di studiare e così via, e investe le sue energie affettive nel videogioco. Ecco, dobbiamo farci questa domanda: che cosa trova nel videogioco? Trova una narrazione significativa. Ci sono dei giochi, giochi di ruolo soprattutto, nei quali tu impersoni dei personaggi di grande livello, l'eroe che deve salvare il mondo. Cioè, l'ideale, il desiderio, lì c'è e come. Il ragazzo che gioca non sta perdendo tempo, sta investendo le sue energie affettive, sta giocando la partita del suo desiderio in una cosa che lo prende di più. Magari dello studio, perché magari scusate, ma se arriva la mamma che dice devi studiare perché poi dopo non diventerai avvocato, commercialista, direttore, e poi dall'altra parte, quindi diciamo a chiare lettere sotto cosa ti sta dicendo, devi studiare perché devi prendere il tuo posto nel circo del mondo, nel meccanismo, nell'ingranaggio, diceva onestamente se posso tenermene fuori, me ne tengo fuori, no? E invece dall'altra parte, vieni qui, c'è un grande ideale significativo per te, salva la principessa. Salva i tuoi amici, cambia il mondo. E tu dici, beh, qual è il problema in tutto questo? Evidentemente che quell'ideale lì di fatto rimane illusorio, perché alla fine tu non diventi un grande eroe che salva il mondo, tu ti immedesimi, diventa come un avatar della tua personalità, ma chiaramente questo non succede. Però ve la lancio lì anche questa, secondo me c'è da riflettere, perché sulla questione dei videogiochi si è parlato tanto, si è detto tantissimo appunto che la gente si aliena lì, ma perché uno si aliena lì? Perché forse nel reale non trova un ideale altrettanto corrispondente e interessante per poter giocarsi la sua partita della vita. Forse, non sempre, però magari la lanciamo lì. Ecco, l'ultimissima suggestione la lancio su questo aspetto così complesso che è quello del mondo della pornografia, ok? E cerchiamo di capire che cosa vuol dire che nella pornografia, a un certo livello di fruizione della pornografia, ha come dire un aspetto religioso nel senso però che abbiamo visto fino adesso, cioè che ha a che fare col desiderio. Abbiamo detto prima che in quanto aperto, in quanto l'uomo è l'aperto, egli è il sempre pervertibile, ok? Cioè può entrare di tutto nella tua esperienza, qualcosa di costruttivo per il tuo desiderio, ma anche qualcosa che destruttura, che riduce, che ritaglia, che mutila la tua esperienza. Ecco. La perversione, però, perché molti dicono, ah, la perversione e la pornografia in un certo senso possiamo farla rientrare in questo, perché tu sei lì di fronte a due, no? Vai a entrare in quell'intimità lì per uno scopo ben preciso, evidentemente. Tra l'altro non sono solo gli uomini che li guardano, c'è una bella fetta di donne che fruisce della pornografia, e questo è interessante da valutare. Ok? Quindi la perversione non è la reazione insensata di un animale malato. La perversione è la risposta di un soggetto libero e creativo. Cioè, la perversione è sempre perversione del desiderio. E quindi io in un lavoro precedente ho definito la pornografia come un segno decaduto della gloria dell'umano. E qual è la gloria dell'uomo? Quello di rispondere alle provocazioni dell'esperienza. Certo, è decaduto perché ti accontenti, riduci, ritagli. E che cos'è che ritagli? Un'esperienza che in se stessa ha ben di più. L'esperienza dell'amore, dell'affetto, di una relazione reciproca tra un uomo e una donna che si amano, che stanno costruendo qualcosa, che magari sono aperti alla vita. Qui questa è un'integralità di esperienza, che certo non è tutto, però è già tanto, che nel porno viene ridotta e mutilata, perché tu vai a prendere esattamente quell'aspetto lì che sollecita, come dire, gli impulsi neuronali che poi innescono tutto un meccanismo, che poi confluisce nella masturbazione alla fine, no? Ecco, segno decaduto della gloria dell'umano, il porno, ma anche, e questa è l'altra definizione che do, è un'apocalisse perversa del soggetto. Apocalisse non nel senso di esplosione, robe strane, ma nel senso etimologico. L'apocalisse che cos'è? È il disvelamento, la rottura dei sigilli nell'apocalisse che conoscete tutti, cioè il venir fuori nella sua verità di qualcosa.
Allora, nel porno c'è un'apocalisse perversa del soggetto, l'uomo viene fuori per quello che è. E che cos'è? Un animale malato, un maiale? No, è un essere inquietato, aperto, abitato dall'alterità, che tenta una risposta, ci prova, lotta con la sua esperienza, ma che in quel momento non ce la fa, magari, ok? Non ce la fa, viene meno. Ecco, un'ultima cosa, Mirceliade diceva che la nostalgia più abietta, la pratica più abietta, ce l'ha sempre la nostalgia del paradiso. Cioè vuol dire che ogni nostro atto è sempre rivolto verso una totalità eccedente in cui il nostro desiderio è costantemente implicato e che anche quando è decaduto, cioè anche quando facciamo una roba che, come dire, non è proprio corrispondente, ma è la nostalgia del paradiso, e non nel senso di andare nelle nuvolette, ma di una totalità che continuamente cerchiamo di afferrare. Quindi uno dice, beh, uno che si guarda il porno, come dire, sta facendo una porcata. Uno che guarda il porno, se ha un minimo di coscienza, sta rispondendo, cioè sta giocando col suo desiderio. E questo poi mette in atto tutta una serie di cose. Un'ultimissima cosa, poi vi lascio, se ci sono domande, vorrei leggere un piccolo brano di Pavese per poi cercare di capire come ci aiuta a capire l'esperienza della gangbang, che poi vi dico anche che cos'è questa gangbang. Pavese dice nel suo Mestiere di vivere: la massima sventura per l'uomo è la solitudine, tanto è vero che il supremo conforto, che è la religione, consiste nel trovare una compagnia che non lascia, Dio. Tutto il problema della vita è dunque questo: come rompere la propria solitudine, come comunicare con altri. C'è solo questo problema, noi abbiamo solo questo problema: com'è che entro veramente a comunicare con te? Com'è che possiamo fare un core ad core, no? Un cuore a cuore, ecco. Dice, così si spiega la persistenza del matrimonio, della paternità, delle amicizie, che proprio questo voler continuare a avere dei rapporti, no? Perché poi qui stia la felicità? Bah! Perché si debba star meglio comunicando con un altro che non stando da soli? È strano. Forse è solo un'illusione, si sta benissimo soli la maggior parte del tempo. Piace di tanto in tanto avere un otre in cui versarsi e poi bervi se stessi, no? Questo stare nella propria solitudine. Dato che dagli altri chiediamo ciò che abbiamo già in noi, mistero, perché non ci basti scrutare e bere in noi e ci occorre invece riavere noi dagli altri. Capite cosa dice Pavese? Cioè noi non ci basta star con noi stessi, dobbiamo riavere noi stessi dagli altri, solo l'altro ci può ridare noi stessi. E poi dice, bellissimo, un gigante non era, come sapete, non era cattolico, non aveva nessun tipo di velleità spirituale di un certo tipo, e dice, il sesso è un incidente. Ciò che ne riceviamo è momentaneo e casuale, finisce lì. Noi miriamo a qualcosa di più riposto e misterioso, di cui il sesso è solo un segno, un simbolo. Ed è bella questa, bella densa questa cosa qua. E perché, diciamo, ci può forse aiutare a capire un po' di più alcune esperienze? Ecco, la gangbang di cui vi parlavo prima. Allora, non è un'orgia la gangbang, è una categoria del porno in cui c'è un'unica eroina del sesso, diciamo così, la quale fa una maratona di atti sessuali con la maggior parte di uomini possibili. Se andate su internet trovate vari record mondiali della sessualità, sono interessanti. Ecco, nel 2004, il 16 ottobre, Lisa Sparks, una pornostar americana, ha battuto il record mondiale, ha fatto sesso con 919 uomini di fila, cioè, quindi immaginatevi questa cifra piuttosto consistente, in meno di 24 ore. Allora uno anche qui si deve chiedere, ma che cavolo sta facendo un uomo, anzi tutti questi uomini, una donna in quella pratica lì, che cosa stanno cercando? È soltanto un problema di, come dire, mostrare, vendere, esibire? La nostalgia più abietta c'era la nostalgia del paradiso. Ecco, il problema è qual è la simbolica implicata in questo atto qui. Io credo che ci sia dentro una struttura sacrificale e redentiva, no? Perché questa donna, come diceva Valentina Nappi nell'intervista che vi ho letto all'inizio, far godere di più il mondo, un pezzettino di me per tutti, in sacrificio per voi, un brandello di me per tutti, ok? Cioè questa donna cosa sta facendo? Si sta donando tutta quanta, in una maniera evidentemente perversa, e è come una specie di, come dire, una divinità, forse incarna l'archetipo della grande madre che accoglie tutti i suoi figli e offre ristoro in qualche modo a tutti loro, no? E io ritengo che qui sia implicata una logica religiosa, sacrificale e redentiva.
ma come sogno autoinganno, è chiaro, cioè non è una cosa costruttiva. Ecco, credo che qui sia implicata in maniera perversa l'esperienza della comunione, cioè di riavere noi dagli altri. Ok, questo evidentemente non è niente di scientifico, ma è soltanto una mia suggestione, siete liberi di accoglierlo o meno, però io credo a questo, che quindi la gangbang si configura come una pratica cripto-religiosa. Certo, non è che uno dice appunto una pratica religiosa, cripto, cioè nascostamente, guardiamo qual è la struttura profonda che ci sta sotto. Ecco, ho finito, vi ringrazio per l'attenzione. Beh, molto bella questa impostazione del nostro professore. Lei insegna religione? Sì. Quindi immaginiamo i ragazzi come, no? Come sì, spesso parliamo anche di queste tematiche qui, perché purtroppo già in terza media sono abbastanza pratici, ad esempio del porno. Per cui io, cercando di non fargli sconti, cerco di andare chiaramente con un linguaggio meno complesso di quello che ho utilizzato adesso con voi, però di dire: ragazzi, ma il problema non è morale, cioè il problema non è che voi utilizzate il porno, ma dovete capire che esperienza avete desiderio di fare nella vita. No, ma questo modo di leggere in modo positivo, no? Tutto ciò che normalmente alla società apparentemente, per quello che ci dice il professore, respinge come negativo, no? È proprio il modo di porsi nei confronti della realtà. Cioè, l'uomo ha sicuramente qualcosa di diverso rispetto all'animale, no? Nel secolo passato si diceva che l'uomo aveva fatto la scelta di non ritornare al mondo della natura, perché lui aveva scoperto il dolore e la morte che gli animali non conoscono, e questo gli aveva procurato un altro tipo di dolore, che era la sofferenza psicologica, no? E l'umanità aveva fatto una scelta definitiva, cioè come liberarsi da questo nuovo dolore, o ritornare indietro al mondo della natura e quindi non porsi il problema della morte e del dolore, oppure andare avanti in una strada che l'umanità sembrerebbe aver scelto, che è quella di risolvere il problema della morte e del dolore. E attraverso la scienza in qualche modo si risolve in parte il dolore, e si crede che la scienza continuerà ad andare avanti fino a liberarci completamente dalla dimensione del dolore, e semmai anche liberarci dalla dimensione della morte. Ma in che modo? Per esempio oggi il modo di liberarsi dalla morte è quello della duplicazione. Se duplicano tante immagini mie, tante realtà mie, quanto è necessario rimanere per tutto il resto del tempo, ecco che io divento immortale. Quindi c'era questa, ecco, e c'è sempre questa differenza, no? Ma è possibile che questa differenza fra l'animale e l'uomo, che dovrebbe essere quello che di positivo l'uomo apporta su questa terra, debba essere sempre così angosciata, angosciosa, creatrice di problemi? È possibile? Cioè, il professore ci dice: non dobbiamo guardarla sempre dal lato negativo, no? Questa, dobbiamo guardarla dal lato positivo, cioè ciò che spinge l'uomo a cercare di risolvere dei problemi che gli animali sicuramente non hanno, è qualcosa di positivo, ed è quello che lui considera anche l'esigenza religiosa, il desiderio. Questo desiderio che spinge l'uomo a continuare ad andare avanti per il suo destino, come dicevano nel secolo passato, cioè a risolvere il problema del dolore e della morte. Oppure è questo stato di dubbio, no? di sospensione, nel momento in cui io sono spinto in una direzione eccentrica rispetto a quello che sono sempre stato e che era dominato, no? Dall'istinto che mi diceva: vai a destra, vai a sinistra, qui c'è più acqua, lì ce n'è di meno, qui c'è amore, qui ce n'è di meno. Amore proprio nel senso animalesco, ma non negativo della parola. Una volta che noi non abbiamo più dei percorsi segnati, cadiamo
nella più grande disperazione e solitudine. Ecco, lei ha usato questo termine, siamo da soli. Perché quel discorso che è stato posto, semmai è stato proposto all'inizio dell'umanità, andate avanti, liberatevi dal dolore, dalla sofferenza, lasciate perdere le suggestioni del mondo degli animali, che è stato proposto all'umanità in quanto tale, poi viene riproposto a ciascun individuo. Cioè, nonostante che l'umanità abbia fatto questa sua scelta, andiamo in questa direzione, ciascun individuo deve risolverlo da sé, no? Ed ha sempre la possibilità, lui come individuo, di ritornare indietro nel mondo della natura o andare avanti. Non possiamo tornare indietro, non ci riusciamo. La luminosità del pensiero, della ragione, non necessariamente in senso socratico o filosofico, ma la parte positiva di questo nostro distacco, no? C'è ed è presente in tutte le forme, in ciascuno degli individui che esistono su questa terra, anche nel peggiore dei delinquenti, che si è vissuto in una famiglia senza stimoli o addirittura con stimoli tutti negativi. Quindi dobbiamo riappropriarci di questo nostro essere umani. Essere umani bisogna sempre concludere che è una cosa positiva, no? E abbiamo tutti i mezzi per poter realizzare questo obiettivo. La filosofia è una di questi. Scusate la digressione. Siccome io sono interessata a uno studio comparato delle religioni, nel buddismo si racconta, tra le altre, una storia in cui la figura del bodhisattva, quello che rinuncia al nirvana per salvare tutti gli esseri viventi, il quale si incarna anche in una prostituta che fa il suo lavoro per aiutare gli altri, da uno stadio animale, per così dire, per poi fare un cammino, se ci riescono, di evoluzione. Altrimenti continuiamo. Voleva prendere il suo libro. Sì. Non puoi aspettare la fine. Sì. No. Questo poi dico una cosa su questo. Avevo una domanda riguardo la spiritualità verso religione, perché sul discorso, più che un'esperienza del soggetto con un altro soggetto, a me mi dà la sensazione di tutti i suoi esempi di un rapporto fra soggetto e con un oggetto, cioè un feticismo verso una cosa, che può essere porno, può essere religione, può essere tanti altri esempi che aveva dato. Perciò qua manca proprio quello, appunto, più come una cosa feticista, che si prende verso una cosa e poi si proietta su ideale, eccetera. E questo va avanti anche per videogiochi, per qualsiasi altro esempio che aveva fatto. Certo. Per... C'era, sì, Franco e poi Gesù. Sì, la prendiamo tutta. Sì, spero di ricordarle poi tutte.